Oggi la cattedrale è la chiesa più rappresentativa di Campobasso. La sovrintendenza come è intervenuta nel restauro e dove? Nel 2018-2019 è stato fatto un intervento in somma urgenza nella cattedrale per problemi alla copertura. Di questi lavori però non mi sono occupato io, tra l'altro da poco ero arrivato in questo ufficio. E quindi all'interno di questi lavori fu previsto anche un intervento sul dipinto di controfacciata di Amedeo Trevisan, cioè la moltiplicazione dei pani. Invece nell'ultima tranche di lavori, che è quella appunto che si è conclusa recentemente, ci sono stati i lavori realizzati, progettati, diretti direttamente da noi, che sono quelli di restauro degli affreschi delle due cappelle, quindi la Cappella del Sacramento e la Cappella del Rosario, e anche il restauro di due dipinti su tela, la Maddalena Penitente e l'Incoronazione della Vergine. Invece gli altri lavori sono stati realizzati dall'Arcidiocesi su finanziamento della Regione Molise, hanno riguardato in effetti la ricostruzione e la messa in opera del cassettonato. Allora, andiamo nello specifico, perché anche bene, magari conosciamo i lavori, come sono stati effettuati, ma conosciamo anche meglio da un punto di vista artistico, oltre che tecnico, questi affreschi che comunque sono qui in cattedrale. Ecco, lei diceva proprio quello sul portone d'ingresso che è stato realizzato nel 2018, prima che lei, insomma, arrivasse, però lei conosce, insomma, questo quadro, questo affresco molto, molto bello, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e sopra c'è Gesù che dà le chiavi a San Pietro. Parliamone un po', perché il Trevisonno poi amava anche mettere se stesso all'interno dei quadri, e si vede la sua famiglia anche. È stato sempre messo in rilievo, rispetto alla persona artistica del Trevisonno, anche il suo forte naturalismo. Cioè il suo richiamo anche alla pittura classica italiana, quindi del 400, del 500, va insieme anche ad un importante richiamo agli aspetti naturalistici della realtà. È una realtà appunto anche quella contemporanea dell'artista. Infatti non è affatto raro ritrovare nelle sue composizioni proprio dei ritratti di personaggi a lui contemporanei. In questo caso si ritrae proprio lui stesso con la sua famiglia in un vero e proprio quadretto quasi di vita familiare appunto nella parte destra. Noi vediamo addirittura il figlio più piccolo che è all'interno di un cesto di vimini, quasi appunto ripreso in un momento quasi di intimità familiare. Però dovunque, ecco, si ritrovano dei volti talmente ben caratterizzati che si nota subito, anche se non si riesce immediatamente a capire chi sia il personaggio rappresentato, che può essere appunto gente assolutamente comune del passato campobassano. Si riesce subito a vedere quando effettivamente in quei volti c'è un vero e proprio ritratto. E durante questi lavori di restauro, potendo anche vederli da vicino i suoi dipinti, ci si accorge subito quando ci sono effettivamente dei ritratti e poi anche la capacità proprio dell'artista, con poche pennellate, che comunque poi da lontano diventano nitide, a delineare proprio le caratteristiche fisionomiche dei personaggi. Come diceva, la tecnica un po' richiama quella rinascimentale, ma addirittura anche giottesca, quindi precedente. Ma sì, allora il suo richiamo alla pittura classica italiana non riguarda solamente anche l'organizzazione iconografica, ma è un ritorno che riguarda anche le tecniche, la tecnica appunto utilizzata per realizzare i suoi dipinti, quindi in particolare la sua tecnica preferita è quella d'affresco. E noi sappiamo che lui, sappiamo bene come lui studiasse proprio a fondo la tecnica e fosse anche un grande sperimentatore. Lui cercava appunto di utilizzare materiali e tecniche del passato e provare a riprodurle nel Magari anche i presente. colori. Sì, anche i pigmenti. Ed effettivamente poi noi in questo diciamo, ciclo di attività che abbiamo realizzato abbiamo potuto fare anche delle indagini diagnostiche importanti.
importanti che ci hanno permesso di approfondire la tecnica del pittore, sia proprio nella realizzazione degli intonaci e dei pigmenti, anche appunto nel modo in cui lui conduceva il suo lavoro proprio sul campo, sul muro, sull'intonaco fresco. Invece gli altri due affreschi, quindi vediamo l'ultima cena che sì. Poi è comune anche a ripetuto, mi diceva lei, anche in altri contesti, sì, in allora, altre chiese, però è imponente anche quell'affresco, così come questo che noi abbiamo, che io ho alle sì. spalle, insomma, quello della moltiplicazione dei panni e dei pesci, anche quello è imponente, comunque spazio abbastanza esteso. Sì, ha una impaginazione molto originale, perché sì, l'organizzazione della scena dell'ultima cena è quella classica di questa scena del cenacolo, appunto tra fine 400 e 500, quindi con lo sviluppo, diciamo, in orizzontale della tavola del cenacolo, e tutto attorno poi sono assiepati gli apostoli con Cristo al centro. In questo caso la tavola ha uno sviluppo a U, ma in effetti viene riproposto questo schema, però diciamo, l'originalità è quello di inserire questa scena dell'ultima cena all'interno di una raffigurazione quasi da sogno, cioè è come se la scena dell'ultima cena si ricompone all'interno di un quadro ben più ampio, in cui appunto ci sono richiami anche alla Bibbia, con due scene nella parte bassa, e poi questo cielo che è bellissimo, bellissimo, che si sviluppa al di sopra, è come uno squarcio, l'ultima cena, uno squarcio all'interno di questo empireo bellissimo, su cui poi troviamo nella parte più alta Dio Padre, che appunto incombe con le mani allargate sul cenacolo e sul figlio. Un'iconografia, diciamo, classica, però inserita in un'impaginazione nuova, che di grande interesse, comunque, che sicuramente colpisce l'osservatore. Plastiche le figure, abbastanza plastiche, perché si vede il movimento anche. Poi questi colori, adesso ovviamente negli anni i colori si erano offuscati, dovuto anche al deposito proprio di polveri, e che avevano comunque alterato quella che era la cromia particolare di ogni singolo settore, ma anche generale di tutta quanto la composizione. E quindi ora è possibile effettivamente avere una lettura complessiva più chiara di tutto l'impaginato pittorico. Che tipo di tecnica avete utilizzato per poter rendere, cioè rispettare quello che era l'impianto originale, però dare più luminosità, dare più chiarezza a questo quadro? Allora, cioè, quante persone ci hanno lavorato, quanto tempo avete impiegato? Allora, intanto già in fase di progettazione, appunto proprio per incanalare in maniera precisa appunto queste attività preliminari, abbiamo fatto una scansione fotogrammetrica dell'intera parete, quindi abbiamo avuto delle immagini ad altissima risoluzione che ci hanno permesso appunto di capire in maniera precisa il degrado a cui è stato sottoposto nel tempo il dipinto, e quindi lo stato conservativo attuale, quindi precedente al restauro. Sulla base di questa documentazione è stato possibile quindi fare un progetto dettagliato e capire le modalità con cui intervenire su ogni tipologia di degrado, perché comunque c'erano situazioni differenti per le varie parti del dipinto. E infatti la ditta esecutrice dei lavori, che è la Abacus di Nina Naldoni, è dovuta intervenire per la pulitura con tre diversi cicli di pulitura differenziati, e che quindi, diciamo, ha un intervento molto paziente, lungo, e che comunque ha dovuto tenere conto anche di situazioni di degrado differenti tra un settore e l'altro.
del dipinto.